Allora, Mario Rusconi invece mi dica un po' com'è andata. Allora, ieri ci siamo sentiti, abbiamo fatto il bilancio della prima giornata delle scuole, dell'apertura delle scuole. Adesso vorrei fare con lei il bilancio a questo punto di ieri e oggi. Il preside che ha mandato della scuola d'infanzia, che ha mandato a casa i bambini senza vaccini, e io mi immagino quei bambini fuori lì. Capisco, la legge va rispettata, però terribile, pensa anche ai bambini che rimangono fuori dalla porta e i loro amichetti dentro. Voglio dire, ma il legislatore non poteva, diciamo, pensarci un po' prima a cose di questo tipo, perché allontanare i bambini dalla scuola, capisco che c'è il problema della vaccinazione, ma probabilmente con un diverso modo, una diversa articolazione si sarebbe potuto risolvere. Mi scusi, io penso però anche ai genitori. Perché qui è sempre colpa, è vero, degli altri, è sempre colpa del legislatore, per carità. Sì, però il legislatore sta portando avanti un programma, è vero, ci voleva più tempo, l'abbiamo detto, abbiamo già dato botte abbastanza anche in quella direzione. Penso anche ai genitori, se tu sai che il tuo piccolino rimane fuori dalla porta, vedi gli altri amichetti che entrano, lui col grembiulino fuori, ma lo vuoi fare sta benedetta autocertificazione? Tanto va fatta per legge. Ma perché deve sottoporre a una violenza queste famiglie? Io non capisco. Ma questo era un discorso che abbiamo fatto prima, e chi l'ha voluto fare l'ha fatto prima. Io sono per i vaccini, Rienzi, lo so che lei, avvocato, non è... Sì, pure io sono per i vaccini, sì, ma pure non lei... per l'obbligo di fare 10 vaccini tutto in una volta. Ma oramai è legge. I vaccini monovalenti. Allora, ho capito. Loro hanno diritto di chiedere i vaccini monovalenti. Ma oramai è legge. Possono entrare, sì, per è legge. E allora non la possiamo. Legge prevede i vaccini. Allora indichiamo questo a tutte le famiglie. Chiedete di fare i vaccini monovalenti, perché siccome non convengono alle case farmaceutiche, non li producono, però... non si possono fare, e quindi potete entrare in classe senza i vaccini se non vi hanno dato i monovalenti. Sul nostro sito ci sono le istanze da presentare. È così, preside Rusconi? Rienzi, attenzione, non mi dica delle cose che non sono vere, perché sennò veramente... Dice, monovalenti, l'ha detto pure il sindaco di Roma, figurati. Non è che sia tanto attento a queste cose. Però che sta ridendo? L'ha detto pure alle famiglie, è stata brava. Avete il diritto di chiedere il vaccino in formula monovalente, perché i mix di vaccini aumentano i metalli pesanti, aumentano i rischi per gli effetti negativi. Scusate, però si fermi un attimo. Entro adesso in questa situazione. Rusconi, io sto dicendo un'altra cosa. Un attimo, perché qui ho scatenato l'inferno. Mi dica. Abbiamo delle famiglie, io penso in zone degradate di Roma, di Napoli, di Milano, eccetera, che probabilmente, duole dirlo, che probabilmente sono in una situazione socioculturale così non ampia che non sanno neppure che cosa voglia dire autocertificazione. Ma allora aiutiamoli. Aiutiamo da agosto. Non lasciamoli fuori dalla porta. Ma d'agosto. Perché queste cose sono state stabilite, l'autocertificazione, alla fine d'agosto. Allora un po' più di assennatezza, un po' più di prudenza significato dire aiutiamo queste famiglie. La preside di Roma, che si trova con tutti questi bambini piccoli, lei ha 4 scuole dell'infanzia, oltre elementari e medie, che sono figli appunto di famiglie rom dislocate, molte delle quali neppure parlano italiano, e pretendiamo mi ha detto che un terzo non ha presentato l'autocertificazione perché manco sa che cosa voglia dire. Allora una democrazia deve mettere condizione le persone di poter godere dei diritti, il diritto e di poter andare a scuola viene prima. Questi sono pazzi, perché di fronte al 20% di scuole a rischio di crollo, perché sono fatiscenti e sono da mettere in sicurezza, hanno fatto questo casino che porta solo soldi alle case farmaceutiche e che non porterà assolutamente al miglioramento. Io mi dissocio da quello che stai dicendo. Chiamatemi per favore Pregliasco, qui abbiamo ripreso, però dopo si ferma qui, perché abbiamo ripreso una discussione che non c'entrava niente oggi. Mai avuto finanziamenti da case farmaceutiche, prima di farlo parlare, Io gliel'ho detto in trasmissione, Codacons, avvocato Rienzi. Stia tranquillo. Lei stia tranquillo che io non sono una che le manda a dire. Ha avuto soldi dalle case farmaceutiche, deve dire io parlo, ma ho avuto soldi dalle case farmaceutiche. Così almeno si fa, no? Allora, giusto? Il professor Pregliasco alla domanda, ho fatto esattamente questa domanda. Stiamo parlando di lui e lui ha risposto tranquillamente.
appunto. No, perché qui se no sembra che non facciamo le domande e arriva lei che è l'unico paladino. No, io voglio sapere da Pregliasco se è vera questa cosa che c'è scritta nella legge del monovalente, che è possibile fare. Basta che legge la legge. Benissimo, lui la conosce meglio di lei. Comunque, mi interessa solo questo. Non entriamo in altre polemiche, perché poi è un altro argomento, per carità. Pensa che ho detto una bugia? Sì, io verifico tutto. Questo è grave, eh? No, non è grave. Io verifico tutto, anche prima di tutto quello che dico io. Poi si può sbagliare, per carità. Preside Rusconi, solo un secondo, perché non mi va che passi il messaggio dei metalli pesanti, potete fare di qua e di là. Anche se una discussione già ho detto soltanto che mettendo insieme più Detto, esatto. Si sommano i metalli presenti. Voglio sapere, intanto voglio sapere, siccome di questo ne abbiamo parlato 100.000 volte, va tutelata la salute dei nostri figli, ma Codacons, avvocato Rienzi, anche quella degli altri, dei bambini più deboli. Si fanno, parliamoci chiaro, lei i ha già detto... si suicidano allora che hanno... Possiamo solo fermarci? Mi fa finire? I francesi sono pazzi. I francesi facciano quello che vogliono. Io sono dell'idea che le leggi comunque vanno combattute, ma rispettate, perché se no mettiamo i presidi e ste famiglie nei guai, se i bambini non possono andare a scuola. Allora, ma soprattutto pensiamo anche ai bambini più deboli che possono essere infettati dagli altri bambini, cioè non nasce solo da interessi economici questa esigenza di fare la legge, nasce anche da un paese che se ne frega degli altri. Però fermiamoci, io sono di parte, io sono per i vaccini. Scusatemi, vi dico una cosa molto mia, molto personale: mio papà aveva la poliomielite perché non gli hanno fatto il vaccino antipolio. Ed è evidente quindi che io sono sbilanciata da una parte. Però c'è modo e modo di farlo. Allora io, siccome lei ha riniettato questo virus, che queste cose possono far male, io voglio il professor Pregliasco. Professor Pregliasco, benvenuto. Non ho le sue qualifiche, se vuole le dice lei. Attento che c'è il Codacons che bastona come un matto su sta roba, lei lo sa. Mi ero dimenticata che questo avvocato, però a me piace anche per questo, non ci fermiamo davanti a niente. Professor Pregliasco, due domande. I vaccini fatti per i bambini, abbiamo anche il preside Rusconi, l'Associazione Nazionale Presidi. Sì. I vaccini fatti tutti insieme, è vero che, avvocato Rienzi, lo dica lei correttamente, non vorrei dirlo male. La legge parla del diritto di questa avere l'altra domanda in formulazione monovalente, perché tutti insieme appesantiscono con i metalli, è così? No, allora, i metalli non ci sono ed è una storia di alcuni che evidenziano presenze di micro quantità, tutte da dimostrare. Effettivamente ci sono micro quantità, ma ci sono, cominciamo a dire, ci sono la negli alimenti, non ce n'è una quantità industriale. Avvocato Renzi l'ha detto. No, scusate, mettete a posto l'audio. È assolutamente rilevante ed è una questione spettosa. Fermo lì. No, fermo Rienzi. Avvocato Rienzi, fermo solo un attimo, perché se noi non vi sentiamo bene diventa un pasticcio. Un attimo. Mica è un pubblico ministero. Professor Pregliasco, mi fa la cortesia, appende il suo stop, la richiamiamo immediatamente perché c'è una friggitoria nella sua linea. È Rienzi che la sta boicottando per non farla parlare. Allora, Rienzi, due domande, la prego. Due domande, perché in questo momento la prego, glielo chiedo per favore, perché è troppo importante. Non si viene a dire in radio non ci sono metalli pesanti. Non l'ha detto. Non l'ha detto. Ce ne sono micro quantità. Ha detto micro quantità. Micro quantità di uno più un altro più un altro più un altro fanno macro quantità. Adesso no? Gli facciamo la domanda. Gliela può fare senza puntargli un plotone d'esecuzione. Ho capito, ma uno dice la bugia come appena arriva. Non ha detto una bugia. Non faccia giornalista. Non metta in bocca a Pregliasco quello che non ha detto. Non ha detto non ci sono. Allora risenta la registrazione. Forza. Va bene, Anna, per favore, possiamo risentire. Ha detto micro quantità. Dopo. Micro quantità. Senta Rienzi, io sono d'accordo con lei su quasi tutto e mi va bene non mettere bavaglia a nessuno, però la prego, cerchiamo di capire per arrivare ad ammorbidire la vita delle persone che adesso hanno a che fare per legge con questi vaccini, i presidi che sono devono fare il loro mestiere, devono rispettare la legge. E i bambini che rimangono fuori dalle porte. La prego, mi aiuti
a far bene il mio mestiere. La prego, lasciamolo parlare. Allora, benvenuto professor Pegliasco di nuovo. Oh, finalmente. Allora, avvocato Rienzi, gli faccia le due domande che deve fare. La prego. Già fatto. E la rifaccia bene, senza friggitoria. Nei vaccini, lui ha detto prima... Non deve dire la risposta, deve fare la domanda. Sono pochi, sono microquantità e non hanno rilevanza, secondo Pregliasco. Allora, ho detto una cosa diversa, Rienzi, sia zitto un attimo, per favore, non mi faccia arrabbiare, perché davvero... Io se mi fanno una domanda rispondo... Ma lei lascia il posto. Io sto voglio rispondere in modo adeguato. Bravo. C'è un ricercatore che ha eseguito delle ricerche senza dimostrazione scientifica e validità, dicendo che ci sono delle microquantità e che, ammesso che ci siano, lui stesso dimostra che ci sono negli alimenti e altre cose. Quindi ci sono o non ci sono, professor Non ci sono, non sono rilevanti. Allora lei dice che non ci sono. Ha detto il ricercatore, ha detto di sì. Ha detto non sono. Lei dice che non ci sono nemmeno microquantità. No, ha detto alta voce. Ha detto no, lei professor Pegliasco, non mi importa il ricercatore. Sarà un imbroglione quello. Lei sta dicendo che è un imbroglione, a me non mi interessa. Io non sto dicendo con imbroglioni, io sto dicendo che c'è un ricercatore che ha fatto... No, insieme no. Rienzi, mi scusi, avvocato Rienzi. La deve far rispondere, ma non lo fa rispondere. Io ho risposto. Non gli dà il tempo di rispondere. Dice il ricercatore, ma io perché ho chiamato Rienzi per favore, oggi? Ma stia zitto, è veramente avvocato. È veramente incredibile. Avvocato Rienzi, risposta, mi faccia una cortesia, gli lasci il tempo di parlare. Allora lei però si faccia rispondere. Ci sono, ma se lei gli dà il tempo e lo spazio per rispondere. Dice che non ci sono, poi gli mando il foglietto illustrativo del vaccino. D'accordo. Allora, fermiamoci un attimo, però la prego, glielo chiedo per l'ultima volta, se no faccio quello che non ho mai fatto. Tolgo l'audio, eh. Deve avere il tempo di rispondere, perché qui ne va veramente della salute dei bambini, delle persone, la tranquillità delle famiglie e di chi lavora nelle scuole. Professor Pregliasco, allora, due domande. La prima, ci sono queste micro quantità o quante quantità nei vaccini non monovalenti che si sommano uno con l'altro e può diventare pericoloso? Anche nei monovalenti, però sommandoli i metalli diventano probabilmente pesanti da sopportare. Questo penso, è corretta la domanda fatta così, Rienzi? È una. Allora. L'altra domanda, gliele faccio tutte e due così poi vado di fiato senza prendere nemmeno il respiro. L'altra domanda è se nella legge c'è scritto monovalente, quindi le famiglie non sono obbligate a farle tutte insieme. Ho capito bene, avvocato Rienzi? Esatto, la domanda? Sì, certo. Bene. Allora, in modo un po' più organico, eccetera. Allora, a prescindere da alcune ricerche di un ricercatore che evidenzia e trova diverse micro quantità di sostanze variegate e metalli, alcuni composti come l'idrossido di alluminio ed altri sono previsti, sono in quantità irrilevanti e nessuna dimostrazione ad oggi di azione negativa. Però ci sono, va bene. Ci sono e noi tutti i giorni mangiamo quantità di queste sostanze negli alimenti. È vero che l'iniezione è diversa, però tutti i giorni acquisiamo queste quantità in misura ben rilevante. Sangue al bambino, sì. Prego, questo qua sta raccontando queste cose come se ci fosse una roba strana. È una stupidaggine scientifica che dicono gente come Rienzi che vuole mettere in evidenza aspetti negativi della vaccinazione che oggi non ci sono, non sono dimostrati. C'è il mercurio, professore, c'è il mercurio. Non c'è più il mercurio da anni, non c'è più il mercurio da anni. Il nickel non c'è in 8 dei 16 vaccini? L'arsenico c'è in 6 dei 16 vaccini? Mangiamo queste cose tutti i giorni, quantità industriali, basta. Poi mangiamo anche il veleno, il benzopirone. Noi mangiamo, lei sta dicendo delle stupidaggini, ma non mettiamo nel sangue negatività. No, insieme no. Bambini, basta, veramente, sono stufo di sentire c'è queste cose. C'è, dica quello che c'è. Ma cosa c'è? C'è nell'alimento tutti i giorni, non secondo c'è nessuna rilevanza, basta. Siccome noi mangiamo metalli pesanti tutti i giorni, no, che però, è una cosa sbagliata, avvocato. Allora non importa se poi le mettiamo nel sangue del bambino. No, avvocato, però una cosa, qui l'obiettivo è un altro. Qui l'obiettivo è di salvare il bambino da malattie terribili. Terribili! Salvare il bambino da una sedia a rotelle. Infatti si fanno i vaccini monovalenti. Che non allora, fanno male perché professor sono di limitata Pregliasco, quantità di metalli possiamo pesanti. Fare allora, questa allora, cosa monovalente potrebbe essere una soluzione. Dice anche la legge.
Lo dice la legge? Purtroppo, in quello che è stata la decisione per la definizione del decreto ministeriale, è stato inserita questo aspetto che evidenzia la possibilità di fare vaccinazioni monovalenti. È una stupidaggine di alcuni antivaccinatori. È una stupidaggine della legge. Quindi il legislatore è bravo finché scrive quello che vuole lei. E la messa, che vogliono le mamme. No, ma questa qua è una stupidaggine che è stata inserita senza nessun elemento. Ha preso mai soldi dalle case farmaceutiche? Ma adesso aspetti. Io sono stato pagato per fare delle ricerche, l'ho ben detto più volte. L'abbiamo detto più volte. È quello che pensavo anch'io. Lo immaginavo. E allora? E lei invece fa causa? Credo che lei non possa parlare. Io non sono contro i vaccini, non ho preso i soldi né dalle case farmaceutiche né da organizzazioni che sono contro i vaccini. Si fa bello per la sua associazione. Perché così? Avvocato Rienzi. Allora, io mi fermo su questo, però, avvocato Rienzi, la prego. Abbiamo detto queste cose. Io ho detto che l'avevo già domandata al professor Pregliasco. Allora, questo non vuol dire che sia corrotto. Ma lei prende dei soldi di consulenza? No, conflitto di interesse, no. Uno non deve io stimo di una materia su cui ha preso finanziamento. Avvocato Rienzi, mi scusi, allora lei ha preso dei soldi, deciderà anche su questo. Scusi avvocato Rienzi, lei ha preso dei soldi da società, situazioni come consulenza, come avvocato che poi ha attaccato o ha smesso di attaccare? No, assolutamente no. Mi dispiace. Allora, io stimo il professor Pregliasco e mi prendo la responsabilità. Ma l'ha detta, ma io gliel'ho già fatta la stessa domanda tempo fa, più di una volta. È vero, professor Pregliasco? Assolutamente sì. Senza nemmeno avvisarlo prima che gli avrei fatto questa domanda. Ma non perché lei ha fatto una trasmissione utilissima. Vabbè, sì. Dire le verità. No, io però adesso voglio capire una cosa. Quindi, signori, voi mi state ascoltando, io conto zero. Però sono 40 anni che sono in onda. Io non ho mai avuto dubbi sulla qualità professionale e devo dire che forse la prima persona che l'ha invitata in una trasmissione sono stata io. Non ho dubbi anche su... Vabbè, la finiamo qui. Allora, io credo nei vaccini. Quindi io sostengo questa cosa e sostengo la battaglia che ci dobbiamo vaccinare i nostri bambini per salvare e difendere i bambini più deboli. Ora devo capire, e gliela rifaccio la domanda al professor Pregliasco. Modo di vaccinare. Appunto, va bene, vediamo se si trova un cavillo nella legge, si può fare. Monovalente? Si può fare non tutto insieme? Io mi scuso con Fabio Tonacci. È un diritto. Si può fare questo?